Ringrazio veramente a nome mio personale, come quale presidente di questo comitato e della mia vice, l'amministrazione comunale per questa benemerenza, che veramente ci fa tanto, tanto onore. Tale benemerenza però la voglio condividere con tutti i nostri volontari, perché se mi permettete un grazie però di vero cuore, lo dico sì, dai, tanto, sia per le sue idee, sia per le sue iniziative, invenzioni, che ci sprona sempre, dire un termine bello, a fare di meglio e di più. Ma chi è questo personaggio? Questo personaggio è il mio vicepresidente, la responsabile del convento. Il nostro assistente spirituale la chiama la nostra badessa, quindi ecco a voi, io chiedo veramente un applauso veramente di cuore per la badessa. Però adesso rientriamo veramente nel serio. Devo veramente ringraziare tutti i volontari che quotidianamente si adoperano per mantenere in efficienza la struttura che la diocesi di Massa Carrara ci ha assegnato tramite il parroco Don Pietro Patrolongo, che è anche il nostro referente ecclesiastico e spirituale. Non voglio negare le nostre difficoltà che incontriamo per mantenere efficiente la grande struttura, che comprende la chiesa, il convento, il bosco, ma le nostre fatiche sono ripagate dalle tante dimostrazioni di affetto che ci rilasciano i molti pellegrini. E qui giustamente il sindaco ne ha letto alcune, ma ce ne sono di quelle che veramente toccano. Tutti i pellegrini dalla via Francigena, la via degli Abati e dalla via del Voto Santo. Siamo consapevoli che ospitare pellegrini di tantissime nazioni portano anche una grande attività alla nostra città, sia dal punto di vista della valorizzazione culturale, artistica e, se permettete, anche economica. Per tutto questo ci incoraggia a continuare. Grazie di tutto.